La salute sessuale maschile in Italia è ancora un argomento tabù, nonostante comprometta la serenità di molti uomini e delle loro relazioni. La sinergia medico-paziente è lontana dall'essere una consuetudine e la scarsa educazione sessuale in famiglia e a scuola, sin dalla giovane età, non favorisce il superamento di quello che è soprattutto un freno psicologico e culturale. A 25 anni dal lancio delle prime terapie per la disfunzione erettile, l'Università di Pavia, in collaborazione con Sian, Società italiana di andrologia e medicina della sessualità e Cooper Consumer Health, ha dato il via a una ricerca sociologica che coinvolge medici, pazienti, partner e centri antiviolenza su aspetti ancora troppo poco discussi. Purtroppo siamo ancora in un mondo fatto di pregiudizi e di eh, discorsi non fatti, e eh, molto spesso eh, l'idea di una. Uh, maschilità, mascolinità dominante impedisce agli uomini di uh, prendere in carico eventuali problemi emergenti immediatamente parlando con uno specialista della salute, un medico, un andrologo, magari un sessuologo. Questo fa sì che ci sia una latenza dall'emersione a quando poi il problema diventa talmente grave da dover per forza essere preso in carico e probabilmente magari anche più difficile da prendere in carico e da curare. La sessualità è relazione e dunque la donna deve essere una risorsa e non un ostacolo alla risoluzione dei problemi del suo partner. È molto importante ricordare che anche le donne possono essere portatrici di sintomi sessuali che in qualche modo amplificano le disfunzioni erettili del maschio, per esempio, oppure viceversa possono avere problematiche nel desiderio che allontanano l'uomo dalla relazione sessuale di coppia. E dunque, il nostro sforzo è riuscire a comprendere come fare a sviluppare un linguaggio di coppia. L'osservatorio dal titolo Occupiamoci di uomini, la salute sessuale maschile tra tabù e disinformazione, è stato presentato nel corso di un evento a Milano. Abbiamo capito finalmente che la sessualità è il risultato di più componenti, il sistema cultura per esempio, il sistema diciamo, delle scelte politiche, delle scelte economiche che impattano in maniera assolutamente determinante nella nostra salute sessuale, il sistema della psiche, quindi la relazione dell'individuo con se stesso, ma anche con gli altri individui e quindi il sistema corpo, quindi solamente interpretando le disfunzioni sessuali attraverso questi quattro occhiali riusciamo per la prima volta a comprendere e soprattutto a non solamente comprendere e interpretare, ma soprattutto dare risposte terapeutiche che non possono che essere appunto sistemiche.